Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ebbene sì, da come avete letto nel titolo, mi sono già impappinata, questo sarà un video haul di abbigliamento. Ebbene sì, anche io mi vesto, non vivo di soli trucchi e parrucchi, pochi parrucchi e tanti trucchi. Allora, ho preso, era veramente, veramente tantissimo tempo che non acquistavo più prodotti, cioè capi di abbigliamento. Mi sono gettata a capofitto nei prodotti truccosi e mi sono resa conto che l'armadio piangeva. Per cui, non avendo troppi dindindindindin a disposizione, mi sono diretta verso il negozio dove vado praticamente quasi sempre ad acquistare i miei vestiti e vi farò vedere che cosa ho acquistato, appunto, appunto. Stai registrando? Yes! Siccome la busta sta lì già da una settimana e vorrei anche cominciare a mettermi queste cose, per cui anche se è sera, anche se ho il trucco un pochino sfatto, ma non vedete che trucco, ragazze, quello che è rimasto da questa mattina, ve lo faccio vedere con le luci fredde. Guardate che bello! Ho messo anche delle foto su Instagram, guardate che bello! Questa è la palettina, il duo di ombretti di pupa, ma che vi devo dire? Vedete, vedete, dico old abbigliamento e sempre dei trucchi si finisce a parlare. Va bene. Questo centro si chiama Zeta Group e chi abita nelle mie zone o anche a Roma e dintorni dovrebbe conoscerlo molto bene perché è un negozio di abbigliamento low cost, appunto, ma non solo c'ha delle cosine made in China, perché non riesco a parlare stasera? Vabbè, made in China e delle cose invece a marchio, diciamo prodotte in Italia. Ora prenderò random, ragazze, e vi farò vedere questi acquistini. Ero più che altro desiderosa di farvi, di mostrarvi almeno un video di haul di abbigliamento, cioè di acquisti di haul, di acquisti di abbigliamento. Perché se no voi potrete anche pensare, ma questa non si veste, ma si trucca e basta, vabbè. Allora, spero di riuscire a farvelo vedere in questa angusta stanza nella quale giro i miei video. Dunque, partiamo. È uscita una linea di abiti chiamati, cioè la ditta produttrice si chiama Positano, ragazze, per cui è tutto uno stile zingaresco, appunto Positano. Ho preso questa maxi gonnellona che vedete è più alta di me, ecco io più lontano di così non mi posso mettere altrimenti non vedete veramente nulla. È una maxi gonnellona in un cotone molto 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 fresco e anche molto 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 trasparente, però per l'estate, per il mare, insomma, si può fare tranquillamente. Vedete? Mi è piaciuta tantissimo perché ha queste, chiamiamole finte balze, e poi ha tutto questo ricamo che sembra quasi di Pizzo Sangallo ed ha poi la vita elasticizzata per cui la potete portare a vita anche bassa, questa con un paio di infradito, con delle ballerine. Mamma mia, ragazze, guardate, me la sono già vista indosso e mi è piaciuta tantissimo. E vi dicevo, questo negozio ha delle marche low cost, considerate che è un prodotto italiano, vedete? Eccolo qui, Positano si chiama. E da tutta questa linea di caftani, di cose, i pantaloni quelli alla turca, mi sembra la turca si chiami, non sono molto ferrata in abbigliamento, ragazze, è un pochino più sui trucchi. Comunque, l'ho pagata questa, 27,90 euro. Ecco qui. E è tutto 100% cotone, ovviamente. Insomma, io amo le gonnellone, le cose ampie e fresche che svolazzano e che non si appiccicano l'estate. Per cui mi sono presa la gonnellona, ragazze, dove metterò i miei vestiti nel lavandino, ma non mi sembra il caso, ma sì, comunque, insomma, è pulito. Poi, scusate se appaio e scompaio dal video, ma ce l'ho qui nel bidet la busta. Vabbè, sempre questi video super chic. Dunque, quest'anno ho visto in queste riviste compra, ricompra, ricompra, riviste di moda, che sono tornate le tute in tutte le forme, dimensioni, eccetera, eccetera. E quando ho visto questa tuta me ne sono letteralmente innamorata, pur non essendo io un amante del colore arancione. È una tuta in viscosa. E praticamente, se riesco a capire come funziona, perché pure per metterla in negozio ho avuto un po' di difficoltà, ecco qua, ho trovato il verso, scusate ragazze. Allora, vedete? Praticamente ha le spalline che ha tutta questa una serie di, no, di bottoncini, come si vede che non sono capace a fare i video di abbigliamento? Ha tutta una serie di perline, vedete, di legno,
che hanno delle striature che richiamano il colore arancio ed è tutta sui toni dell'arancio, aragosta più che altro, diciamo, e marrone panna è a vita leggermente calata, scesa, e poi rimane in basso con l'elastico, per cui vediamo se riesco a farvela vedere bene, sarebbe questa, e poi rimane con il pantalone alla fine. Con l'elastichino, per cui rimane, sapete, quel pantalone tipo un po' alla araba, diciamo, molto 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 morbida. E mi è piaciuta tantissimo. Ha lo scollo dietro fatto in questo modo. Vediamo se riesco a farvela vedere. Non è facile fare i video haul di abbigliamento, eh? Ecco qui, che praticamente ha queste due fasce che passano intorno alle spalle e poi si agganci, annodano praticamente dietro la schiena e vi lasciano tutta la schiena scoperta, ragazze. Vabbè, ci spariamo su ultime cartucce se state, va? Va bene, ragazze, questa l'ho pagata, oddio, non mi dicono, c'è il prezzo. Mamma mia, non c'è il prezzo. Dunque, mi sembra di averla pagata 12, 15, 14, sotto i 20 euro sicuramente, sotto i 20 euro, e me la sono immaginata anche questa con l'infradito. Ragazzi, io l'estate vivo di infradito, poi ve le farò vedere l'infradito che mi sono presa, non in questo video però. Poi, che cosa ho preso, ragazze? Mi sono presa delle canottierine velocissime da portare, da mettere e levare al volo, sapete, una messa e una lavata si dice, in questo tessuto che io pensavo fosse, scusatemi, ve lo faccio vedere così, pensavo fosse sintetico, invece non lo è affatto, dovrebbero essere tutte di viscosa, oddio. Mi sono persa il vestito. Dovrebbero essere tutte di viscosa oddio, dov'è? Anzi, no, è 35% cotone e 60% di viscosa. Ecco qui, vedete? E sono fresche anche perché vi dico sono perché ne ho prese due di queste. Sono tutte traforate, quindi semplicemente con un reggiseno o se volete mettere un toppino, io l'estate vado di reggiseno e vado bene lo stesso. E se vi dico quanto le ho pagate non ci crederete, 2,90 euro, ragazze, vedete? E come facevo a resistere? Come facevo a resistere? Me la sono presa così e poi me la sono presa anche questo colore qui. È leggermente diversa la fantasia floreale, ma il modello è identico praticamente. È sempre 2,90 euro, eccola qui, in questo rosa salmone che tra l'altro si addice benissimo, guardate ragazze, al trucco che porto oggi, ai colori dei trucchi, del trucco che ho fatto oggi. Guardate che carina, anche questa rimane leggermente in trasparenza. Ora possono piacere, non piacere, per l'amor di Dio, però sono cose fresche, sono cose molto economiche, che per tutti i giorni vanno benissimo, e siccome io non è che ho una vita sociale intensa o comunque non lavoro in ufficio, per cui per me vanno benissimo per cambiarmi, è una cosina fresca da mettere lì, insomma, una messa e una lavata, come dico io. Poi mi sono presa una canottierina sempre a 2,90 euro, eccolo qui il prezzo, di questa linea qui, Pretty Moon. Guardate che carina, è un verde bottiglia, verde smeraldo, chiamatelo come volete, e ha tutta una serie di disegnini, di scritte. Dunque c'è scritto Nice Angel, no, Nice Angle Monella, insomma, quando ho visto Monella non ci ho capito più niente, dico questa è la mia, guardate che carino, mi è piaciuta tanto 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 tanto, ma niente di che, insomma, una cosina carina con queste applicazioni di microperline che speriamo non si stacchino al primo lavaggio, però di questa ditta qui, di questa casa qui, insomma, ho preso già altre cose e mi hanno fatto un'ottima riuscita. Io poi sto molto attenta, le lavo comunque in lavatrice, ma sto attenta con la centrifuga. Insomma, qua ci mettiamo a parlare di cosette di donne, insomma, che non è proprio il caso. Ecco qui, ragazze, va bene. Poi, sempre della linea Capri, anzi no, ecco, questa perché me ne mancava una all'appello, capito? Ma non volevo fare la figuraccia. Mi sono presa un'altra canottierina, anche questa a 2,90 euro, fatta così. Allora, questa è la stessa, diciamo, rimane un pochino stondata sotto, non è proprio la stessa identica forma, ve la faccio vedere
Eccola, rimane un pochino stondata sotto e morbidosa da mettere o con i leggings, anche sui jeans volendo, sui pantaloni di cotone semplici. E da qui non si vede, adesso ve la avvicino un attimo. Praticamente, vedete, è leggermente luccicosetta. Praticamente questo è un verde acqua, un verde Tiffany, diciamo. Adesso non so come risulterà in camera, chissà se con le luci. Eccolo, il suo colore è questo. Eccolo qui, però io sto praticamente al buio, dice meglio così se vede la faccia. E anche questa l'ho pagata 2,90 euro. E appunto ha queste righine, vedete, che sono un grigio perla, diciamo un grigio verdastro, e sono un pochino, hanno il filino di Lurex in mezzo. Niente di che, insomma, cose velucine. Un altro pezzo invece molto carino, che si sarà anche un po' sgualcito, poverino, nella busta, è un abitino sempre della linea Positano. Questo l'ho pagato 17,50 euro. Eccolo qui lo scontrino, cioè l'etichettina. Ed è un abito, una maxi abito. Eccolo qui nella sua interezza. Considerate che, ecco, mi arriva fino ai piedi. Adesso lo accorcio, lo tiro su in questo modo, vedete? Allora è digradante, cioè praticamente ha diversi colori che sfumano. Quindi parte da un verde bosco, poi arriva ad un fucsia, fino a terminare con un viola. E la parte che mi è piaciuta tanto di questo abito è la parte finale, perché, come potete vedere, spero si veda bene, ha tutto un disegno, un motivo a ghirigori, diciamo, sui quali sono state applicate delle perline. E quindi è una cosa carina, fresca. Anche questo dovrebbe essere in misto viscosa cotone. Ma dovrei andare a cercare l'etichetta, che ovviamente taglia unica in questo caso, ma l'ho provato in centro, ragazze, ci sto pure comoda. Io adoro i vestitoni per l'estate perché mi fanno sentire fresca, 100% viscosa, sì, eccolo qui, 100% viscosa. Guardate che carino, anche sul giro collo, diciamo, qui all'inizio, vedete, nella scollatura, terminologia proprio tipo Armani o in questo video, meravigliosa. E le stesse perline che troviamo nella parte finale le ritroviamo anche qui, che bordano il collo, siore e siori, per il vostro piacere. E voi capite che per 17,50 euro, insomma, veramente, veramente bello. A me è piaciuto ed è leggermente goffrato, goffrato, per cui rimane sventoloso, diciamo. Poi per me la finiamo qui. Poi ho preso due cosine per Viviana che mi sono tanto 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 piaciute. Avevano questo abitino molto carino, questo fondo, diciamo questa fantasia provenzale a canottiera, vedete, tipo prendisole, che ha la parte, come si dice, la parte posteriore lavorata con l'elastichino. E questo addirittura 4,90 euro, no, non so se rendo, ragazze, eh. 4,90 euro, 100% cotone. Non lo so, a me gli abitini così da bimba per l'estate piacciono tantissimo. Guardate che carino, con le diverse fantasie. Praticamente parte con una fantasia provenzale qui, ha una balza a righine bianca e blu, una balza a fiorelloni e un'ultima balza che richiama quella del corpino. Eccola qui. E lei era tutta orgogliosa di questo vestito un pochino da grande, con tutta la scollatura. E poi le ho preso, sempre alla mia piccolina, le ho preso un completino a 7,90 euro. I classici completini estivi, magliettina, guardate che carina, un verde pistacchio, un verde acido, no, verde pistacchio, verde acido, con il pantaloncino abbinato, che ha sulle taschine tutto questo giro di, come si dice, di strassini, di strass, con la canottierina sopra. Non trovate che sia carino? A me è piaciuto tanto. Poi i colori sgargianti per l'estate mi piacciono tanto, viva viva i bambini. Poi in realtà ci sarebbero due magliette intime da uomo, guardate che capelli, due magliette intime da uomo che avevo preso per mio marito e magliette da salute, perché lui si deve sentire sempre le spalle protette, il maritozzo. Ma insomma, quelle non ve le faccio vedere. Niente, ragazze, pochi acquistini, poche cosine, ma ci tenevo a farvele vedere, anche perché credo di non aver mai mostrato capi di abbigliamento nei miei video. Un po' forse mancavano anche, diciamo che prediligo mostrare i trucchi anche perché ne compro in quantità abbastanza sostanziosa. Però queste cosine qui erano, ci tenevo particolarmente perché sono proprio particolari come,
come tipo di capo di abbigliamento. E niente ragazze, vi saluto qui. Questo è un video abbastanza breve. Spero che vi siano piaciute le cose che ho preso. Se non vi sono piaciute, pazienza, me ne farò una ragione. E mi sento un po' impacciata, no, a girare il video dei vestiti. Che vi devo dire? Ero una fashionista, ragazze, se sapeste quanto mi piaceva acquistare scarpe. Boh, borse no, borse sempre, no, non tantino, non sono mai stata un amante delle borse, ma scarpe e vestiti, mamma mia bella, quando si poteva, ragazze, che cosa combinavo? Vabbè. Sempre straguadagnati i miei soldini, me li sono sempre sudati, però insomma, avendo meno spese e non avendo i ragazzi, mi potevo dedicare un pochino di più. Chi è mamma come me lo capisce e lo sa, che quando ci sono i ragazzi si spende prima per loro e poi se avanza qualcosa, qualche briciolina, spendiamo anche per noi. Ok, ragazze, io mi fermo qui, spero di non avervi annoiate con questo video, spero di avervi fatto compagnia come sempre. Vi do la buonanotte perché come sempre è un video serale, io solo di sera riesco a girarlo e girare i miei video e vi rimando alla visione del prossimo video con un bacio super stra mega galattico. Ciao ragazze, buonanotte a tutte!